Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono TonyGamer17 e questa è una guida completa su come usare VideoPad Editor video. Quindi, quando create un progetto e quando registrate con un vostro programmino per registrare lo schermo oppure registrare degli sparatutto, dei giochi o qualsiasi cosa che voi fate. E quindi pensate a editarlo, postarlo su una piattaforma social e condividerlo con i vostri amici. Quindi cercherò di essere molto molto chiaro e spiegarvi come usare VideoPad Editor Video. Allora, innanzitutto non ci resta che avviare il nostro programma, eccolo qua. Quindi per chi ha il programma non comprato, e mi riferisco soprattutto, lo sapete molto bene, quindi non la voglio neanche dire quella parola, e se invece avete il programma con la licenza vera e propria, quindi acquistata, per me va benissimo. Quindi andiamo ad avviare il nostro programma, come potete vedere qui software con licenza. Allora, innanzitutto andiamo a prendere un nostro file, quindi vado un attimo su Apri e vado a prendere un video, quindi qualsiasi file video MP4 che supporti oppure un file MP3, qualsiasi file, guardate un po', cioè supporta qualsiasi file media. Quindi 3GP, FLV, GIF, MTS, M2TS e così via. Quindi supporta qualsiasi file e VideoPad Video Editor è un programma molto molto leggero. Quindi vado un attimo su un video, quindi la vera intro, quindi la mia intro. Vado su Apri. Come potete vedere si è allungata un po' la sequenza dei file video perché, vabbè, tanto posso fare così. No, aspettate, ho sbagliato un po'. Ecco, non, perché non lo fa? Vabbè. Quindi qui possiamo aggiungere nella timeline un video, quindi lo aggiungiamo un attimo. E quindi vi spiegherò anche la differenza della sequenza qui dentro e la sequenza, cioè proprio che sequenza è il video nella timeline. Quindi ecco come funziona, che qui possiamo guardare il video e modificarlo. Come potete vedere, qui possiamo guardarlo, vederlo, modificarlo, mentre qui invece posso fare così, aspettate, no, sbagliato, anteprima clip, tutorial B, no, 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 grazie, non capisco perché non si trascina verso sinistra, l'ha sempre fatto. Comunque, provo un attimo a fare così, aspettate, ecco qua, fatto, allora. Ecco qua. Allora, la differenza, eccola. Che qui posso prendere un pezzo del video così, ecco Tony Gamer 17 di color verde, e un altro punto di Tony Gamer 17 che sta per andarsene. Ecco. Quindi basta che ho selezionato l'inizio e selezionato la fine, quindi basta aggiungerlo. Ecco, ho aggiunto solo questo pezzo, guardate. Ecco, e possiamo fare così anche con altri video. Tipo, adesso vado un attimo ad avviare il video qua. Aspettate. Perfetto. Ecco, io vorrei modificare la intro, quindi facciamo un attimo così, sequenza, e poi, se
Se dobbiamo tagliare il pezzo, quindi il file nella timeline, basta premere L. Ecco qua, e abbiamo tagliato un pezzo. Vado a rimuovere questo pezzo che gira, gira, gira. Gira, 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 gira. Un'altra L. Poi vado a girare la rotellina così per allungare il file e stringerlo quando voglio io, ecco così, e vado su del oppure canc oppure elimina il tasto che avete per cancellare le cose. Quindi faccio su del, lo elimino. Ecco qua, una volta fatto, prendo questo pezzo e lo inserisco qua, quel pezzo che ho preso. Quindi faccio così. Come potete vedere, ho preso quel pezzo e l'ho messo dietro a quest'altro, visto che è andata a non buon fine, però avete capito come funziona. Poi rifacciamo di nuovo questa parte, però elimino un attimo tutto, oppure possiamo fare così, cioè proprio tracciarla, oppure evidenziandola, trascinando dalla fine, oppure sulla timeline e ricoprirla di blu e premere del. Ecco qua. Ora la prendo di nuovo e faccio così. Ora passiamo su effetti video, quindi andiamo un attimo su effetti video, su aggiungi effetto modello, quindi più, qui possiamo agitare la intro, possiamo avvolgerla, possiamo collocarla a 360 gradi, effetto movimento, inverti, modifica della velocità, movimento, cioè questo programmino è molto molto semplice, cioè non ci vuole niente ad usarlo, però ve lo insegnerò lo stesso perché VideoPad è stato un programma che mi ha aiutato parecchio e lo uso da 3 anni ed è anche un programma molto professionale. Non dico come fanno quei film con lo schermo verde, usano questo, no. Usano anche un altro programma, quindi io parlo di DaVinci Resolve. Quello è uno dei programmi che usano pure per fare i film, eh. Film proprio di alta moda, schermo verde, tutti quegli effetti, tutti gli effetti che usano. Quindi vado un attimo a fare un effetto su questa intro, quindi vado un attimo a fare bianco e nero, filtri bianco. Bianco e nero, ecco come potete vedere, è bianco e nero. Ecco, visto? Possiamo fare la intro di color bianco e nero, possiamo fare così, quindi vado un attimo a premere L. Faccio di nuovo L e questo invece ci tolgo l'effetto, ecco qua, ecco, è di color grigio, ora color verde, blu, celeste, rosso e poi di nuovo grigio, visto? Oppure di un altro colore, possiamo fare di nuovo l'effetto, togli, aggiungi questo effetto. E possiamo aggiungere, vediamo un po' cosa c'è. Visione notturna. Vediamo la visione notturna. Aspettate che si carica. Ok, facciamo su visione notturna. Guardate un po', visto? Ora vado un attimo a fare. Di nuovo la rifaccio. Se no. Ok, fatto.
Oppure questo bianco e nero lo possiamo trasformare in un altro colore, quindi possiamo aggiungere i due toni. Ecco qua, due toni. Verde, visione notturna, di colore celeste, blu, viola e verde, e poi bianco e nero. Ecco qua. Ecco, vi ho spiegato anche come si usano i filtri, come si usa. Adesso passiamo alla parte più bella, quello dello schermo verde. Allora, adesso rimuovo tutto. Sì, grazie, molto gentile. Visto? Secondo voi perché parte prima il nome e poi finisce subito? Perché questo è sempre quel pezzo che ho preso. Quindi se adesso vado a premere Del, Canci e vado su sequenza, file video, dov'è la file video? La vado a rimuovere, aggiungere di nuovo quel pezzo, dov'è la intro? La vera intro. Ecco qua. Ecco, la vera intro. Ecco, la video, cioè la intro intera. Ecco, la intro intera. Quindi vado su effetti video, su più, e facciamo effetto movimento, colloca a 360 oppure effetto movimento. Ecco qua. Guardando un po', aspettate, faccio un attimo una cosa. 500, sì. Chiudo un attimo tutto. E aspettiamo che si carica. Vorrei un attimo vedere una cosa. Sessione di attività 56, 21 delle SPO, prestazioni. Mi sembra tutto ok. Si sta mettendo un bel po'. Vabbè, adesso lo comincio a far partire questa cosa. Ok, vai. Guardate un po' l'effetto movimento, guardate un po'. Aspettate, aspettiamo che si carica, se no è un casino. Se non aspettate, il programma potrebbe anche chiudersi. Con me non l'ha mai fatto, avendo un Ryzen 5 3700, cioè terza generazione, 6 core, che quando edita, io ve lo consiglio veramente di prendervi qualche processore che va bene per l'editing, ve lo consiglio veramente, perché quando vado ad esportare il video, questo qui, esporta video, su file video, poi una volta fatta la esportazione, comincia a riscaldarsi parecchio. Sì, parecchio. Più che un video sembra una live. Va bene. Dai, aspettiamo un altro po' che si carica, poi vedo un po' se posso tagliare la parte oppure rimanerla così. Mentre si carica, vorrei spiegarvi una cosa sugli effetti testo. Quindi, se adesso vado su effetti testo, io su questi effetti posso mettere scorri dal basso verso l'alto, scorri dall'alto verso il basso. Quindi sapete già cosa significa. Quindi scorri dal basso verso l'alto. Facciamo così. Io adesso scrivo. Piuttosto piccolo, eh? Sbagliato. Ciao. Ok, mi sembra piuttosto. Aspettate un attimo. Ecco, come potete vedere la scritta ciao che va dal basso verso l'alto. Ecco. Ora ragazzi, ci vediamo un po' di effetto in movimento. Ecco qua. Guardate un po' che spettacolo l'effetto in movimento. Guardate un po'. Visto?
Ora vorrei rimuovere un attimo l'effetto in movimento e pensare un po' all'audio. Quindi vado un attimo su aggiungi o modifica effetti audio. Vado su più. Qui possiamo amplificare, possiamo aggiungere un po' di compressore, coro, dissolvenza incrociata, dissolve in entrata, dissolve in uscita, che sono molto semplici questi tre. E poi abbiamo l'equalizzatore, flanger, modifica della velocità, normalizza, pan, passo all'alto, passo basso e plug VST. Allora, mi sembra che siamo arrivati a 16 minuti, quindi dovrei un attimo stoppare, se no si stoppa da solo. Quindi dovrei far partire un'altra registrazione. Via. Perfetto, ho fatto partire un'altra registrazione in corso. Grazie Dante, SiForce Express e Nvidia, grazie Dante. Quindi, vado sull'effetto del movimento della mia intro e possiamo aggiungere un altro effetto. Tanto bisogna anche smanettare un po' qui sopra e vedere come praticare, come aggiungere effetti, come impegnarsi a editare, perché l'editing è una cosa bellissima, no, veramente una cosa epica e stupenda. Se cominciate ad imparare ad usare questo programma, ve lo garantisco, sarà più facile editare sui programmi più professionali e più avanzati. Quindi, una volta fatto questo effetto di movimento, vorrei toglierlo oppure rimanerlo. Lo rimango. Ok, lo voglio rimanere. Ok, ora vado un attimo su effetti video di nuovo. Sì, effetto di nuovo. Possiamo posizionare panoramica zoom specchio. Vediamo un attimo la modalità specchio che già l'ho usata per fare una YouTube pop. Guardate un po'. Ah, ho capito già. Sì. Tony G. Ah, troppo bello, veramente, troppo bello. Mi piace Tony GX Tony. O sembra una X, no, un triangolo scuro davanti e trasparente dietro. Tony G, oppure un trapezio, i social, anzi ne sono tre. Va bene, ora togliamo un attimo questo effetto dello specchio, possiamo far ruotare, un attimo, ok. Vado su seppia, increspatura, interfaccia, interlaccia, ma che interfaccia? Ombre, onde, postazione, punti, riflettori. Ok. Modifica di velocità, inverti, ruotare. Ok, innanzitutto tutti questi effetti sono molto 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 semplici, quindi possiamo anche invertire il video. Cioè, farla partire da capo, cioè dalla fine all'inizio, prima la fine e poi l'inizio, quindi inizia con la fine e finisce con l'inizio. Ora mi sto spiegando molto bene. Ok, sì, vai. Stupenda, veramente, stupenda. Stupenda, veramente. Ok, ora, a parte gli scherzi, ora basta scherzare, perché ci stiamo più concentrando su come usarlo. Ora vorrei togliere di nuovo, cioè vorrei togliere questo effetto in movimento. No, basta, basta. Ora la cancello. Basta. Ecco qua. Oh. Perfetto, ecco la mia. Allora, andiamo su effetti video più. Ok,
Ora passiamo un po' all'artistico. I filtri ormai sapete già come sono fatti. Possiamo anche fare una bella sfocatura. Ah, un'altra cosa, un'altra cosa. Vi voglio insegnare un po' di dissolvenza, anzi, un po' di transizione del video. Allora, innanzitutto facciamo Tony Gamer. Ok, parte. Tolgo un attimo questo pezzo e faccio così, faccio su dissolvenza incrociata, ecco, trasparenza e poi parte con l'altra di color verde, quindi visto? Le cose più belle sono nella transizione. Poi, se vogliamo fare in modo che la intro finisca in un modo un'uscita spettacolare, quindi possiamo cancellare. Guardate un po' cosa succede. Vedete? Si ferma sul più brutto, quindi si ferma che come se dovesse continuare, come se la intro dovesse continuare anche la scritta, il colore e tutto il resto. Quindi facciamo così. Andiamo su dissolvenza in uscita dell'audio, premiamo ok e guardate un po'. Aspettate, adesso faccio lo stesso con questa dissolvenza in nero. Ecco qua. Aspettate, faccio un attimo una cosa. Ecco. Via. Ecco, come potete vedere, è finita la intro. La rifacciamo partire. Ecco. Non è che è finita, e ciao. E poi non continua più. No, dice proprio, e ciao. E finisce con un bel sfumato alla fine, un bel color nero che esce così all'improvviso e finisce così. Fine, ecco qua. Allora, poi andiamo su un altro effetto, oppure se non ce la fate più con questi effetti, vi insegno un'altra cosa. Cancelliamo un attimo tutto, ecco qua. Ecco, cancelliamo tutto e facciamo. Vediamo un po' cosa mi viene in mente di fare. Un po' sull'aggiungi narrazione che non è altro che ci clicchiamo sopra e c'è il registro. E io sotto parlo, capito? Cioè io sotto parlo e mette la mia voce sotto al video che avete fatto, quindi pure qui è una cosa semplice. Scusate tanto, ma sto parlando da parecchio e ho molta sete. Scusate. Quindi andiamo un attimo a fare un'altra cosa. Ecco, come potete vedere, mi ha salvato l'audio che non ho fatto, quindi non ho registrato nessuna voce sotto, quindi vado a cancellarlo perché non mi serve. E adesso facciamo su aggiungi oggetti, quindi aggiungi testo semplice, titoli animati, oppure possiamo fare titolo spazio. E cominciamo a scrivere sempre la stessa cosa, quindi ciao, perfetto. Ciao, ecco qua, aspettate. Ciao alla Star Wars, proprio alla Star Wars, no, veramente, guardate, ciao, ciao, ciao. Aspettate. Lamento di 30, grazie. Molto gentile. Guardate che ciao. Rallentiamo un attimo. Ecco, aspettiamo un po' che si carica, se no
è un casino. Vai, possiamo farlo. Dove vai? Ciao! Ecco, come potete vedere, quella è la scritta che a me interessa molto. Quindi possiamo anche allungarla e fare in modo che la scritta non se ne vada subito. Oh, ferma, ferma. Allora. Aspetta, cosa? No, sta bene così. Durata animazione 3 secondi. No, grazie, nessun 3 secondi perché io non voglio 3 secondi, quindi... la clip, secondo, no. Ok, ecco qua. 3 secondi, no, grazie. Vorrei mettere... 12. Molto gentile. 12. Pronti? Via. Madonna mia, ma che è tutto sto lag? Cosa sta succedendo? No, non sta succedendo niente. Aspettate, faccio un attimo così. Allora, vediamo. Guardate che, ecco qua il ciao, che dura 12 secondi e poi finisce. Ciao. E questa è l'animazione alla Star Wars, quando comincia. Quel grosso spoiler all'inizio. Quindi premo un attimo questo. E adesso non ci resta che fermarci qui e vedere un po' se la prossima volta posso, sempre, se posso spiegarvi altri tipi di effetti. Quindi passiamo direttamente a aggiungi file musica, aggiungi le clip, aggiungi altri testi, oppure registra e alla esportazione. Quindi per oggi abbiamo finito. Vi ho spiegato i filtri, vi ho spiegato le animazioni, vi ho spiegato il testo, vi ho spiegato come si aggiunge questo tipo di file, vi ho anche consigliato come si edita, diciamo, come si inizia dalle basi, cose semplici, quindi non ci vuole niente. Quindi una guida per i principianti, però ve lo consiglio. Cominciate ad editare con questi programmi, così avrete meno problemi nella vita a editare. Quindi grazie a tutti per questa visione. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!